ti manca solo a me, manca. No, come primo ringraziamento. Ta-da! Pronti anche Ceci. Uè. Benvenuti in questo nuovo video. Come avevo detto nell'ultimo video, siamo scesi a Prato perché domani finalmente Jimmy si laurea e quindi farà la discussione e proclamazione in casa qui con i suoi genitori e tutta la nostra famiglia essenzialmente. Quindi, siccome io non riesco a stare con le mani in mano e mi sto facendo prendere dall'agitazione, io penso a lui che sta ripassando tutta la discussione da giorni, mi sono autoincaricata del cibo. Oggi abbiamo fatto la spesa per tutto. Che buio che è qua. Aspetta un secondino. Ok. Abbiamo fatto un gran bel po' di spesa e domani vi faccio vedere tutto ciò che ho in mente di preparare. Tante cose, mi sa che ho un po' esagerato, ma a me piace. Qui c'è, guardate, il frigo esplode! Ci sarà da mangiare per tutte. A me piace cucinare perché mi fa sentire che mi sto prendendo cura delle persone. E in questo caso principalmente cura di Jimmy. In questo momento non so in quale altro modo io possa aiutarlo e quindi questo è il mio modo di dimostrargli il mio aiuto, non lo so. Comunque, oggi, che è il giorno prima, ho fatto solo due preparazioni, che sono il riso. Ho semplicemente bollito del riso perché domani voglio farmi un'insalata di riso. E sto facendo le uova sode perché domani voglio fare le devil's eggs, ma ve le faccio vedere domani. Quindi per stasera vi saluto e ci vediamo domani per tutta una mattina di preparazioni culinarie. Il mio vicino di casa mi guarda. Buongiorno, oggi è lunedì ed è il grande giorno. Abbiamo appena finito di fare colazione, Jimmy è andato a ripassare, io inizio a cucinare. Iniziamo con le cialde di parmigiano, facilissime, un ingrediente, un forno, fatto. Quindi, teglia, metto della carta da forno e ora stendo il formaggio. Io ho preso questo che è un mix di formaggi, ma potete utilizzare il parmigiano, il grano, qualunque voi vogliate, insomma. Allora, io, perché lo trovo più pratico e più veloce, ho deciso di fare uno strato unico che poi taglierò con le forbici in modo molto grossolano. Però se voi volete fare delle cose più rifinito, anche magari monoporzione, potete benissimo usare un coppa pasta e dargli la forma che volete. L'importante è che sia abbastanza omogeneo come distribuzione. E adesso la metto in forno, quindi forno grill, non tanto alto, questo forno è potentissimo. Quindi, ta 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 ta, ta ta ta. Ciao Ceddina. E la osservo perché sennò brucio tutto. Si sta tutto fondendo. Sarà passato un minuto e mezzo, quindi è veramente velocissimo. Adesso vedete anche come sta andando, super veloce. E voilà! Dovete davvero starci dietro perché rischia di bruciarsi nel giro di un secondo. Questo forse l'ho anche portato un po' all'estremo, però questo è il risultato. Adesso si lascia raffreddare. Massima resa, minimo sforzo, goduri al massimo, perché queste sono delle bombe. Comunque, mi raccomando di non fare come ho fatto io, troppo micino, cioè non metterne abbastanza, perché sì, si fonde, si allarga, ma se rimangono dei buchi, poi vedete questa parte è più croccante, invece qui in mezzo, insomma, fate un bello straterello di formaggio. Questi che vedete sullo sfondo sono la prova di questa mattina degli involtini di Würstel con la pasta sfoglia.
Questo è lo stuzzichino per eccellenza che Jimmy adora e non avrei mai pensato che fosse così facile da fare, perché servono soltanto due ingredienti: pasta sfoglia, ho preso questa qua rettangolare così è anche più pratico, adesso vi faccio vedere come, e dei würstel, io dico würstel, più facile. Quindi prendo la pasta sfoglia, la stendo, quindi stendo bene la pasta sfoglia, metto i würstel uno accanto all'altro, ci stanno precisamente, e adesso arrotolo. La cottura di questi è veramente velocissima, basta metterli in forno in modalità grill e sono pronti in un minuto, quindi ne ho fatti alcuni questa mattina, quelli che vi ho fatto vedere, e ho testato i tempi, ci impiegano davvero pochissimo, quindi invece di farli adesso per poi riscaldarli che poi diventano duri eccetera, questi va bene, quelli sono. Ma questi me li preparo solamente, sì, guardo MasterChef nel frattempo, mi faccio un po' ispirare, anche se questo non è molto MasterChef. Quindi mi faccio meal prep, nel senso che adesso, questa mattina, li arrotolo e li taglio e li metto in un piatto e li lascio in frigo tutto il giorno. Questa sera, quando sarà l'ora di tirarli fuori, accendo il forno 3 minuti e sono pronti, così li servo belli fragranti e perfetti. Ve l'ho detto che è anche lo stuzzichino preferito di Jimmy, non posso sbagliare proprio questo. Ieri sera abbiamo scoperto che una ragazza che verrà questa sera è vegana e guardando quello che avevamo pensato di preparare abbiamo notato che c'era veramente pochissimo da mangiare per un eventuale vegano. Quindi oltre a fare una porzione di riso vegana, quindi senza la maionese, senza i würstel, senza le uova, ma mettendo un panetto di tofu, ho pensato di fare, visto che ho anche il forno già acceso, i ceci croccanti. Quindi ho scolato disagi iniziano, effettivamente è l'ora, 8:30 del mattino, disagio. Comunque ho scolato dei ceci, fidatevi, li ho scolati, e adesso li metto in una ciotola. Adesso semplicissimo, vado giù di spezie curry, ma potete utilizzare benissimo della curcuma, io qui non ce l'ho, ho trovato questa e utilizzo questa per dargli un po' di spice. Aglio granulare, granulare macinato, ok, peperoncino, non esagero perché non si sa mai, timo, io ho una passione per il timo, ma vi giuro, cioè prima del lockdown avevo comprato una piantina e poi l'ho lasciata a casa e quindi sono ritornata dopo 3 mesi e era deceduta. Quindi adesso, appena ci saremo sistemati in casa nuova, la prenderò nuovamente. Poi sale, un filo d'olio, voilà. Do una bella mescolata in modo che il condimento vada ovunque. E basta! Adesso stendo su della carta da forno e in forno, sempre in modalità grill, per 10 minuti, dateci un occhio come al solito. Io tendo a non darvi tempi di cottura, soprattutto del forno, perché dipendono dal vostro forno. Io sono sicura che lo starete sentendo. Qui in Toscana taglia erbe, taglia legna, proprio ogni mattina alle 8:30, tac! Pronti anche i ceci? Facilissimo! Ora passiamo alla preparazione delle uova. Queste sono tutte uova sode che adesso sbuccio. Quindi tagliate per lungo le uova e salvati tutti i tuorli, li metto in un frullatore. Maionese. E adesso frullo il tutto. Continuo a frullare finché non ottengo questa consistenza. Deve rimanere denso perché adesso lo metto dentro una sacca poche, e qui abbiamo questa figata che non è una sacca di quelle lì morbide, ma è un tubetto
di tipo plastica dura, quindi riutilizzabile, si riempie e ci sono le diverse bocchettine. Io preferisco usare questa perché provo a fare il ricciolino. PS, mi sono cambiata, ma guardate che figata. Bella roba. Nulla. Yeah! È un po' lunga, eh? Allora, come ci si sente? Benino, per ora benino. Senti, nel dubbio, comunque vada, mangerai bene, no? Sì. Allora, che bene. Te frega. Dai, ti affari alla fine grossi destra. Siamo finalmente giunti al piatto principale dopo tutti questi stuzzichini, che è un riso freddo. Allora, riso cotto ieri, questo è un banalissimo condiriso. Poi ho fatto delle uova strapazzate, ho sbattuto 6 uova e le ho cotte in una padella mettendo un filo d'olio sul fondo e poi tutte strapazzate con il cucchiaio. Insomma, uova strapazzate, maionese, wurstel. Io vorrei farne una con i wurstel e una col tonno, adesso vediamo cosa dice Jimmy, e dei pomodori secchi. Quindi passiamo all'assemblaggio. Prendo una pentola più grande per miscolare tutto, perché avevo iniziato a farlo qui e no. Quindi ci verso una ciotola di riso, seconda ciotola di riso. Ora aggiungo un bel po' di maionese. Marco Spagnesi, meat, io sto uccidendo, ve lo dico. Normale. Marco Spagnesi. Salve, buongiorno. Buongiorno a lei, Spagnesi. Buongiorno. Aspettiamo tutto il resto della commissione. Mamma mia, che ansia. Ore 16:42 dell'8 giugno. 2020 è finita. Alleluia! Manca solo il voto, la corona non c'è ancora, ma è finita. E se ne parla più. Qual è la gioia di farla a casa? Entrare in cucina e mettersi subito a preparare. Subito, anch'io contributo. Ora festa. Oh. All'8 festeggiamento. Finalmente è finita, Jimmy, puoi aiutarmi. Ah, ovviamente senza assembramenti, o meglio, limitandoli, visto che abbiamo organizzato... Se è politically correct. Ho organizzato tutto nel dettaglio, no? Cavolo, fammelo dire, dopo sì. Tutta l'organizzazione per evitare gli assembramenti. A scaglioni. Non no, abbiamo 3 tavoli per 20 persone. Ora, si limiteranno un pochino, Dio buono. Belle parole, badate, bellezza, badate, ecco la mosca. No, ma la zanzara mi è venuta davanti mentre discutevo? No! No, dai, la zanzara no, però, pile di mozzarelline come se piovessero. Dai, dai, dopo immortaliamo tutto. Buona, Nini! Buona, Nini! E ta-da! Queste sono tutte le preparazioni, poi ci saranno delle olive, insomma, degli stuzzichini così, ma partendo da qui, allora, ceci croccanti, grissini arrotolati nel prosciutto crudo e nella mortadella, i wurstelini che però sono tutti lì perché li faccio all'ultimo, le cialdine di formaggio, il riso freddo, una ciotola, 2 ciotole e ce n'è ancora un altro po', bocconcino di pomodorino e mozzarellina con un pochino di basilico, le mie devil's eggs e pinsimonio di carote e finocchi. Oh, ragazzi, sono strafiera di me. C'è bisogno di... Io penso a sta roba. Te, Jimmy, è in attesa del voto e cos'è che stai facendo? Sto pensando alla festa, scusa. Taralli, patatine, olive. Troppo giù. Ah, sì. Vai.
Dottor Spagnesi. Jimmy! Dottor Spagnesi. Meno male noi ci dicevamo che avevi 5 minuti, faccia veloce, eh? La faccia che fa veloce, ci stanno mettendo un'eternità. Diglielo, sei un po' lenti. Ma mi è rimasto 5 minuti, eh? Gianmarco Spagnesi. Sì. Visto il risultato dell'esame finale, sublato con il voto di 110 su 110, in nome della Repubblica Italiana, proclamo Gianmarco Spagnesi, dottore magistrale in architettura. Grazie. Questa corona l'ha vista a testa a tutti, manca solo a me, no, manca! No, metti oh. Testa, eh. Io non devo più salvare le foglie di nessuno, se ti vuole. Basta foglie, sono pieno di queste foglie. Ma è bellezza. Come primo ringraziamento devo ringraziare i miei genitori che mi hanno concesso di fare questi studi. Poi un grazie anche ai miei amici che più chi meno, poveretti, hanno dovuto ascoltare racconti di revisioni improbabili. E poi un particolare a lei, a lei che per 3 mesi ne ha patite di cotte di crude, che me le farà di cagare tutte Jimmy, c'è la lista, ti mancherebbe altro, tanto già lo so. Ah, ma grazie, sta parlando di Luna. No, Luna è nell'altra stanza. E un grazie davvero a tutti voi di essere qui e di festeggiare insieme a me. Oh! Questo grande...